Sì, abbiamo una grande sfida davanti e da quest'estate inizierà una trattativa, un partenariato con l'Europa per i fondi, per l'innovazione tecnologica, per la specializzazione intelligente. Abbiamo definito delle aree tematiche su cui è più importante, riteniamo, trasferire innovazione, trasferire ricerca e nuovi prodotti, e quindi su questo insieme all'Europa faremo uno sforzo economico e finanziario. Quello che oggi abbiamo fatto qui a Pesaro e quello che faremo nelle prossime settimane è ascoltare le imprese coinvolte in alcuni settori specifici, e cominciamo proprio qui da Pesaro parlando dell'arredo, del mobile, parlando della casa, perché è uno di quei temi su cui si può fare trasferimento tecnologico, fare ricerca, fare innovazione per rendere più competitivi i prodotti, riuscire a rafforzare le nostre imprese e aiutarle e stimolarle quantomeno in una crescita, perché possano essere sempre più competitive sui mercati, con un beneficio ovviamente anche del nostro territorio, della nostra collettività. Pesaro rappresenta un territorio importante a livello economico, a livello di innovazione e di competitività di tutto il nostro tessuto industriale, e noi dobbiamo ripartire cercando di potenziare nella nostra fase politica la capacità di produrre, di trattenere il lavoro, di riportare il lavoro e di internazionalizzare il prodotto. Questa è la sfida che noi vogliamo percorrere insieme ai marchigiani, alle imprese marchigiane, e soprattutto cercando di rimettere in questo momento difficile la capacità di sapere anche immaginare una grande ripresa il prima possibile. Credo che l'innovazione e la capacità di competere dipenda molto dal digitale e dalla intelligenza artificiale. Noi riteniamo strategico questo settore perché rende molto più competitivo già qualcosa che competitivo lo era e lo è ancora.